Ciao amici di My Football Jersey, oggi vedremo le differenze che ci sono tra la terza maglia della Juventus in edizione player oppure in edizione fan. Mi raccomando, continuate a guardare il video perché poi alla fine vedrete la diversa vestibilità di queste due maglie. A dopo! Parto subito col dire che tra la versione fan e la versione player non ho notato differenze a livello di tessuto, che secondo me è proprio lo stesso. Tra le due versioni, come al solito, una delle differenze principali sta nel fatto che il logo Juventus e lo stemma Adidas sono nella versione player termosaldati, mentre nella versione fan sono ricamati. Per il resto si nota anche una differenza sulla bordatura che c'è sul collo e sulle maniche. Nella versione player è un po' più ricercata, un po' più fine. Spero che abbiate potuto apprezzare quelle che sono le differenze. Quella che vedete, che sto indossando, è la versione player, quindi quella un po' più sfiancata, pensata per i giocatori. Di questa, vi ricordo sempre, si consiglia una taglia più grande. Questa, ad esempio, è una large. Questa, invece, è la versione fan, quella pensata per i tifosi, quindi un po' più comoda. Di questa io normalmente indosso la mia taglia normale, che è la M. Spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate potuto apprezzare le differenze tra queste due versioni. Io nel frattempo spero di vedervi su prossime recensioni e spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!